Benvenuti, tanto vi vogliamo, vogliamo prendere posto, tanto salutiamo chi ci saluta via streaming, sì, chi ci segue via streaming. Siamo per iniziare. Tanto complimenti perché arrivare sorridenti, pettinati a un evento alle 8:30 di mattina non è da tutti. Milano sono riusciti a organizzare una creative mornings di pomeriggio, siamo tentati, tra poco ci daremo anche noi. Allora, invitiamo tutti i mattinieri romani creativi a prendere posto. Sotto un post che avevamo pubblicato una volta, un ragazzo ha scritto, quando c'era scritto evento Creative Mornings alle 8:30 di mattina, lui ha scritto: io alle 8:30 di mattina non esisto. Effettivamente è un orario a Roma alle 8:30 che è un'altra dimensione spazio-temporale, però voi ce l'avete fatta. Ora la cosa più difficile è mollare il caffè e arrivare su questa scena, ma ce la possiamo fare. Allora, avanti, mi dicono spingitori di mattinieri creativi romani, benvenuti. Avete perso un po' di sonno questa mattina, speriamo però di farvi guadagnare un po' di carica, di ispirazione. Questo viola psichedelico che è il colore che illustra il nostro tema di oggi, tema folklore, che è un tema che ci lega al nostro passato, ai nostri avi, ma che ci lega anche a questi puntini colorati che rappresentano le 223 città del network internazionale di Creative Mornings. È un virus creativo partito nel 2008 da New York. Da questa graphic designer qui, svizzera, trapiantata a New York, che ha avuto l'idea di questo format di colazioni creative offerte gratuitamente la mattina. E questa mappa, se andate sul sito di Creative Mornings, cliccando sui vari pallini colorati, andate a scoprire cosa succede durante le colazioni creative di Honolulu, cosa mangiano a colazione ad Atene. E io l'ho fatto per voi, ho salvato queste tre foto scattate in tre città diverse e è difficile capire, guardatele bene, che città sono, dove sono state realizzate queste colazioni creative. Impossibile dirlo, perché la creatività non ha frontiere geografiche, non ha differenze culturali, perché la voglia di prendere un caffè insieme e ascoltare la storia del nostro speaker è uguale.
sia a Mosca che a Kiev che a Roma. E d'altronde il manifesto creativo di Creative Mornings parte proprio con Everyone is creative, tutti sono creativi, Everyone is welcome, come appunto tutti sono i benvenuti. Come diamo il benvenuto a Irina, che è l'organizzatrice del Creative Mornings di Kiev, che è qui oggi. Hello everyone, hello Creative Mornings Rome, hello to all the creative people. My name is Irina, I'm host of Creative Mornings in Kiev. We woke up together with my husband because of the sounds of missiles in Kiev, which was completely insane, and we couldn't believe that it's actually taking place. And we had to leave our homes. As for me, I left it together with my husband and our cat and one small bag. And that's it. I would like to ask you for as much support as you can provide. And I'm not talking about donations or financial support, but I am mostly talking about informational support, spreading the truth around the world, because every additional day of war is about dead children, dead people, about destroyed homes. I hope that none of you will ever face anything like that in your life. And I believe that we in Ukraine are now fighting for freedom and democracy and independence, not only of our country, but of the whole Europe. Thank you. Facciamo grazie. Riporteremo il vostro applauso a Irina, appunto, che dice che stanno combattendo non solo per il loro paese, ma per tutti noi. E, Irina ci chiede di togliere lo sguardo da quello che sta succedendo, ma avere uno sguardo sul mondo oggi non è facile. Per questo abbiamo invitato uno speaker capace di farlo, capace di avvicinarsi alle cose, di cogliere il momento e di fermare la realtà in uno scatto. Ecco a voi Fausto Podalini. Ciao Daniela, buongiorno a tutti. Io sono lento, ho bisogno di dire buonasera, ma oggi insomma un incontro insolito per me per l'orario, e nonostante quello insomma vi ringrazio perché siete veramente numerosi. Non avrei mai immaginato, perché anche per me insomma l'orario è un po' proibitivo. E, allora io, come insomma diceva Daniela, sono un fotogiornalista e questa mattina proverò insomma così a raccontarvi un po', se tanto riusciamo ad abbassare. Vi racconterò un po' insomma sostanzialmente quello che faccio e faremo un po' un excursus su quello che è il focus del tema di questo Creative Mornings, cioè il folklore. Io ho iniziato fotografia veramente in età adolescenziale, poi insomma la vita mi ha portato da altre parti, fin quando poi un giorno ho deciso che io dovevo fare il fotografo, perché era veramente quello sentivo dentro, e ho cominciato insomma a confrontarmi con l'aspetto della fotografia, quello un po' più professionale, cercando di capire questo mondo che devo dire che insomma è cambiato parecchio, e da quando ho iniziato ad oggi sono cambiate tantissime cose, insomma sono cambiate tantissime cose nel mondo e sono cambiate tantissime cose proprio legate al settore della fotografia, e dove sta diventando quello del fotogiornalista sempre una figura sempre più particolare, e dove si va a collocare, se prima era una figura che doveva semplicemente documentare quello che accadeva, oggi gli viene chiesto qualcosa in più, cioè quello di interpretare
quello che vive, con una restituzione più o meno valida fotografica, insomma. È stato interessante preparare questa mattinata perché ho rimesso mano al mio archivio e mi sono reso conto di quanto anche il mio modo di fotografare è cambiato ed è stato un po', insomma, rimettere mano e tornare indietro a quelle che sono state le mie prime esperienze con la fotografia. Vi farò vedere uno slide tra un po' in cui ovviamente non è stato facile realizzarlo perché ho messo insieme 10 anni, 10 anni di professione, concentrati per lo più sull'aspetto proprio folkloristico e culturale. Io credo che questo sia stata una delle cose che più mi ha spinto verso la fotografia, cioè il conoscere. E conoscere per me è approcciarmi con delle realtà che non mi appartengono, quindi che vanno al di là del mio quotidiano, per cercare di crescere come persona e ampliare le mie conoscenze e anche il mio modo di approcciarmi al mondo. E così questo percorso nasce, ad esempio, su quello che è un aspetto che poi in qualche modo mi sono ritrovato sempre a perseguire nei vari posti dove sono stato, che è ad esempio quello della religione. La religione è intesa proprio come un'identità, no? Un'appartenenza a qualche cosa, poi indipendentemente, insomma, se uno è credente o meno, se crede a un Dio o a qualcos'altro. Però è stato curioso come andare in giro per il mondo mi ha fatto capire che di fatto una delle prime cose che identifica un popolo è l'appartenenza religiosa, che poi si allarga a quella proprio culturale tipica. E questo è diventato un po' un mio modo di approcciarmi. Ogni volta che vado in un posto nuovo, quello che cerco di capire del popolo, del paese dove vado, sono le loro tradizioni, perché io sono assolutamente convinto che è vero che viviamo in un'epoca dove siamo tutti connessi, dove c'è la multietnicità, la multiculturalità, però la specifica culturale di un popolo credo che sia oggi, ancor più di ieri, la vera identità di un paese, insomma. Ed è stato bello quindi montare questo slide dove vi porterò un po' in giro, partiamo dall'Italia, facciamo un po' un giro per ritornare poi in Italia e quindi vedremo delle fotografie scattate appunto in Italia, in Etiopia, a Cuba, in Brasile. Ritorneremo in Italia, in India. Tutti i lavori, bene o male, centrati su degli eventi culturali, di eventi culturali, eventi religiosi, appartenenze, appartenenze proprio, appartenenze particolari di un popolo, insomma, di una cultura. Io ovviamente poi il mio lavoro non è centrato solo ed esclusivamente su una produzione fotografica che è legata strettamente al folklore, ma ci sono dei miei lavori, insomma, io per lo più non faccio news, e questo è uno dei motivi per cui sono qui e non sono in Ucraina, perché la mia fotografia è una fotografia che si concentra di più su progetti a medio-lungo termine. Cioè, cerco un'idea, cerco di svilupparla e la porto avanti anche per anni. Alla fine di questo incontro vi farò vedere uno dei miei lavori che in qualche modo è legato al folklore, ma poi ne parleremo, che ha durato 6 anni ed è un lavoro fatto in Etiopia. Ho fatto un altro lavoro sull'Alzheimer che ha durato 4 anni. E ho iniziato, insomma, da poco un progetto che probabilmente mi vedrà impegnato per almeno 6-7 anni. Quindi sono tutte tematiche che decido di affrontare affinché io possa diventare quasi
una sorta di esperto, no? Di quella tematica, di quel settore. E la fotografia è il mezzo che mi permette di andare a capire di più quello che io ho deciso di affrontare. E, è quello che mi permette di approcciarmi con delle realtà che magari sono anche lontane da me. E è quello, la fotografia è quello che mi permette di vivere la situazione e non subirla passivamente. E io vabbè, credo insomma che la creatività nella fotografia può essere, come dire, può essere vista in tantissimi modi diversi e alla fine si concretizza nel modo in cui un fotografo guarda il mondo attraverso una macchina fotografica, perché alla fine quello che noi restituiamo fotograficamente in realtà è reale rispetto a quello che vediamo, ma nello stesso tempo può essere anche semplicemente una piccola parte di tutto quello che ci circonda e quindi diventa quasi un inganno, no? Può diventare quasi un inganno e quindi poi sta al fotografo stesso riuscire con una propria etica personale, con una propria visione della vita, quella di stabilire un patto con il lettore, cioè con un patto con il pubblico. Io so che il tempo non è tantissimo, quindi devo cercare di essere molto. E quindi niente, lascio un attimo le parole alle immagini e poi vediamo questo slide e poi ci soffermiamo su alcuni scatti. Thank you.
Abbiamo visto una carrellata veloce, insomma, abbiamo fatto un po' un viaggio, un giro per il mondo. E, no, la cosa molto interessante adesso che riflettevo anche rivedendo questo slide, è come poi di fatto la cultura. La cultura, il folklore che è appunto, come dicevo prima, appartenenza di un popolo che in realtà non è sempre vista come qualche cosa di apparentemente positivo, no? Possono esserci delle situazioni che magari ci smuovono un po', delle situazioni un po' estreme, un po' al limite. Però ecco, io negli anni ho imparato una cosa, che anche nelle situazioni drammatiche, anche in quelle situazioni in cui si parla di vita, di morte, c'è sempre un'appartenenza fortissima a un'ideologia, a un pensiero, a un modo di affrontare la vita. E questo è uno degli aspetti che più mi ha interessato. Non riesco a capire come mai non. Ah, ok. E ho fatto una selezione così di foto per raccontarvi velocemente alcuni aneddoti. Insomma, questa ve l'ho messa perché credo che sia stata una delle prime foto che ho fatte. Nello slide c'è riportato 2012-2021, insomma quasi 10 anni di scatti, e in realtà questa è ancora prima, è una delle prime foto che ho realizzato, addirittura fatta in pellicola. E qui sono in Italia perché la tradizione, insomma, la prima parte avete visto, mi andava di aprire con i riti della Settimana Santa, visto che ci avviciniamo alla Pasqua, insomma, che è veramente molto sentita in tutto quello che sono i paesi latini, no? E Spagna, Italia, anche in Sud America è molto, molto sentita come festività. E questa, insomma, era una dei primi scatti che, quando l'ho visto, ho detto: ah, però, insomma, tutto sommato, qualche cosina riesco a farla. Quindi parliamo veramente di tanti anni fa. E questa invece era una situazione veramente assurda a Trapani. Dove, insomma, rivedendole dopo un po', mi sono reso conto di quanto questa situazione fosse assurda. Ecco, non so se l'avete colto, però in maniera particolare su alcuni scatti mi piace anche essere in qualche modo ironico, no? Cioè, far vedere quel lato proprio un po' assurdo di quello che è. Cioè di estremizzare delle situazioni che fanno proprio parte di un folklore e di una cultura popolare. Qui sono a Trapani e c'è una persona che ha il compito di essere Gesù Cristo, e lo fanno con questa maschera di gomma, che è anche un po', insomma, un po' così, un po' inverosimile, per mantenere, insomma, l'anonimato di questa persona, e va in giro per la processione. Questa è assurda. Io mi ricordo ancora che ero in questa posizione davanti a questo figurante. A un certo punto, questo è un gladiatore, gli prende la testa e praticamente no, la maschera in realtà, per farlo respirare, ma sembrava proprio che gli stesse staccando la testa, insomma, no? Quindi, era una situazione assolutamente assurda. Qui invece siamo a Cuba perché anche a Cuba c'è una ritualità assurda, che è quella della festa di San Lazzaro, dove ci sono queste persone che strisciano per chilometri e chilometri fino a raggiungere un santuario, che appunto è il santuario di San Lazzaro, a Rincon, vicino L'Avana, e praticamente strisciando portano o candele o hanno attaccati ai piedi dei massi, e tutto questo lo fanno perché devono espiare o chiedere la grazia al santo. E quindi era è assurdo camminare e vedere queste persone per terra, ecco, come in questo caso con magari le persone con i sandali o le scarpe, e queste persone che invece stanno lì e raggiungono questo santuario veramente con tanta
e devozione. E questo ancora è San Lazzaro a Cuba, dove insomma questo penitente si fa colare la cera sul corpo, insomma, per espiare. Qui invece siamo in India, e in India ho lavorato molti anni. È un lavoro questo che insomma è stato un po' difficile, anche un po', insomma, ho fatto molti conti con me stesso, no? Perché è un lavoro che si è concentrato su cercare di capire cosa fosse la morte, no? E a un certo punto, insomma, mi sono fatto questa domanda, ho fatto, vabbè, ma cioè, che cos'è? Perché noi parliamo sempre di vita, ma cioè, poi ci sarà qualche cosa, non ci sarà. Insomma, ho deciso di andare a capire questo in India, a Varanasi, in questa città sacra, incredibile. E questa è stata una scena, cioè una foto a cui sono particolarmente legato, nel senso che questo era, diciamo così, quello che voi vedete lì sopra è il boss della zona dove avvengono le cremazioni a Varanasi, e quando sono andato a casa sua mi si è presentata questa scena che ancora una volta ha un po' dell'inverosimile, no? Cioè, è proprio quasi, sembra quasi una fotografia che sembra quasi un frame di un film. In realtà, insomma, ecco, è la vita e la tradizione di un popolo indiano dove c'entra molto la propria vita sulle caste, no? Quindi c'è le caste, diciamo, che vengono considerate più povere, a quelle invece che sono quelle più ricche, e indipendentemente dal sesso, dall'età e tutto, le caste vengono comunque, cioè, diventano fondamentali proprio per la vita di tutti i giorni, quindi proprio un attaccamento, insomma, culturale incredibile. E qui, vabbè, siamo nelle cremazioni, e questa è una foto 2000, 2000, io potrei quasi dire che nasce tutto da qua, perché questa è una foto che io realizzo a Cuba nel 2006, e questa foto vince il concorso del National Geographic, e praticamente questa, diciamo, è la prima foto che in qualche modo mi sussurra, fallo, perché la tua strada è quello, no? E mi ricordo ancora che ero in Perù quando ricevetti la telefonata dall'editor del National Geographic, che mi disse: sei Fausto Codalini? Sì, no, guarda, niente, volevo dire che usciranno i risultati a breve, e niente, hai vinto il concorso del National Geographic, che per me all'epoca, insomma, sembrava una cosa irraggiungibile. Ho detto: ah, no, ma che figata, bellissima. Questa qui è una foto fatta a Cuba durante una festa molto particolare, la Parranda de Remedios, dove praticamente ci sono questi due quartieri che si fanno guerra a fuochi d'artificio, insomma, e vince chi spara più fuochi d'artificio rispetto all'altro quartiere. Insomma, una festa veramente che ha dell'inverosimile, assolutamente. E questo sembra quasi uno scenario di guerra, però ecco, sarebbe bello che le guerre fossero effettivamente solo così, no? Folcloristiche e basta. E qui sempre Cuba, mi ricordo, insomma, che ero in macchina con un altro fotografo, e mentre attraversavamo questo paese abbiamo visto questa scena, e mi ricordo che abbiamo inchiodato la macchina, lasciata in mezzo alla strada, siamo scesi di corsa con le macchine fotografiche a cercare di a immortalare questa scena, che è ancora una volta, insomma, ha qualcosa di inverosimile, no? Questa testa anche perché lì è tradizione, qui siamo quasi nel periodo natalizio, ed è tradizione in quel periodo per i cubani, insomma, in maniera particolare nelle zone rurali, ecco, ammazzare il maiale. E questa invece, torniamo in Italia, questa è una foto che ci ho messo 6 anni a farla, forse 7, ed è un posto assurdo in Basilicata, a Cettura, dove fanno uno dei riti arborei più belli del Mediterraneo, è il Maggio di Acettura,
dove praticamente questa comunità è in questo periodo dell'anno che è legato insomma alla Quaresima, fanno il matrimonio degli alberi, cioè scelgono un albero in un bosco e ne scelgono un altro in un altro bosco, una est e una ovest. Questi alberi vengono tagliati e poi vengono portati in paese. Uno, che è il maggio, viene portato con i buoi in paese, mentre la cima viene portata a spalla dai cimaiuoli. E questi due alberi vengono fatti incontrare nella piazza del paese e lì, insomma, poi inizia l'unione, cioè viene issato, i due alberi viene fatto un innesto di questi due alberi e viene issato questo albero nel centro del paese. E una volta issato, quindi parliamo di un albero che diventa di 20-25 metri, viene poi, diciamo così, scalato da uno del posto. E questa è una foto che ci ho messo tantissimo a farla perché è una situazione incredibile. Cioè loro utilizzano tutto un sistema proprio arcaico per innalzare questo maggio, questo albero lunghissimo, che viene issato nella piazza del paese proprio a mano, cioè attraverso questa macchina. E la cosa bellissima è che c'è una sincronizzazione dei movimenti delle persone proprio perfetta, precisa, ma sono talmente tante le persone che è difficile riuscire ad andare a fare una fotografia che in qualche modo riesca a essere pulita e restituire insomma una certa armonia. E ogni anno provavo, ma non ero mai soddisfatto. Poi ecco, 3 anni fa insomma sono riuscito finalmente a portarmi a casa una foto, non perfetta però insomma che diciamo si abbia. Quest'anno ci riproverò perché quest'anno forse dopo 2 anni. Dopo 2 anni, insomma, probabilmente rifaranno questa festa. Questo è un altro momento di questa festa di accettura, cioè non so se riuscite a capire, insomma, che livello di follia pervade quei giorni gli abitanti di questo paese. Poi è molto bello perché Accettura, che è un paesino della Basilicata, anche tantissime persone che durante il percorso della loro vita sono dei migranti in Germania, in Svizzera, e in questa occasione il paese si riempie come non mai perché vengono proprio, ritornano proprio a casa, proprio in occasione di questa festa. Quindi in questi 3 giorni il paese veramente diventa una bolgia vera e propria. Questa è una foto della cima che viene trasportata, fatta con il drone, perché è stato bello poi vedere come all'inizio alcune foto erano fatte in pellicola e poi ce ne sono alcune oggi fatte con il drone, insomma. Questo è il mio ingresso in Etiopia. In Etiopia ci ho lavorato tantissimo, ho realizzato due lavori importanti, uno al nord e uno al sud, e non è. Questi sono i bracciali che voi vedete qua, che loro stanno utilizzando questa è una ritualità, si chiama il salto del toro, è il passaggio dell'età adulta degli adolescenti di questa tribù degli Amer. E praticamente attraverso un sistema, a seconda del numero di bracciali che restano su questo traliccio di legno, e si decide quanti tori il ragazzo dovrà saltare, cioè il ragazzo, questo qui sulla destra, questo qui in alto, è il ragazzo che sta per fare questa cerimonia per diventare di fatto uomo, ecco, diciamo così. Sempre Etiopia, soltanto questo è un lavoro fatto nel nord. Altra foto che 3 anni per farla, perché è una situazione complicatissima questa. Ed è un lavoro sull'unica religione autoctona del centro Africa, che è la Chiesa Tawahedo, sono i copti ortodossi etiopi, e questo è un posto nel Tigray, la Libela. Non so se c'è qualcuno di voi che c'è mai stato, ma è un posto veramente pazzesco. È un paese fatto di chiese rupestri sottoterra,
è veramente un posto incantevole. Questo è sempre Etiopia e questo è divertente perché, ecco, qui dovevo andare a fotografare una situazione che si sarebbe creata in un santuario e la mattina alle 4, e quindi molto prima di questa mattina, insomma. E per raggiungere questo santuario, insomma, ho preso un tuk-tuk, che sono queste apette, insomma, e ho dovuto percorrere tutto un percorso sterrato fatto di dossi, e io non me ne accorgevo perché era veramente buio, pesto, ma a un certo punto questo apetto con questi faretti, ogni volta che faceva un dosso e tutto quanto, illuminava delle persone che andavano in processione, diciamo così, a piedi in questo santuario. Quindi ho visto questa situazione assurda di questo faro che illuminava queste donne con questi veli che sembravano un po', insomma, degli spiritelli, no? E allora mi sono messo là, anzi il driver mi guardava pure, diceva: questo è matto, è buio, ma che fotografo, insomma, no? E finché invece sono riuscito a cogliere questo momento di questi fari del tuk-tuk che illuminavano mentre percorreva questa strada queste quattro donne. E poi c'è Homo Change, e Homo Change è un lavoro importantissimo, è un lavoro che mi ha visto impegnato in Etiopia per 6 anni e mi piace presentarvelo perché in qualche modo è collegato anche alla tradizione, al folklore, e, però in un modo molto diverso, no? Homo Change è un lavoro che documenta il cambiamento ambientale e culturale che un muro di cemento, nello specifico una diga, ha portato in questa Valle dell'Omo. La Valle dell'Omo è una zona a sud dell'Etiopia, al confine con il Kenya. È patrimonio dell'UNESCO, ha una biodiversità incredibile che è unica per tutta l'Africa, ed è una zona dove praticamente vivono circa 500.000 persone divise in 20-30 etnie diverse, ma etnie proprio queste, cioè proprio quelle, si dice che l'uomo è nato lì, che la Valle dell'Omo è l'ombelico del mondo, e a quanto sembra tutti noi abbiamo comunque un collegamento con queste tribù, no? Che ancora oggi vivono, anzi vivevano, grazie a un fiume, al fiume Omo, che proprio dà il nome alla valle. E qui era un posto ricco di tradizioni e di cultura. Questa è la Dunga, è un rito tribale che si fa tra capo tribù nel Mago International Park, che è questo parco all'interno della Valle dell'Omo. E queste sono le scarificazioni, cioè che sono delle cicatrici che poi vengono, diciamo così, infettate tra virgolette con la terra, fatte essiccare, e rimane praticamente questa sorta di tatuaggio, no? E in realtà queste segnano quante battute di caccia sono state fatte dalla persona, no? Per ogni battuta di caccia c'è una scarificazione, e questo è la foto che mi permette di introdurre poi la visione di Homo Change. Questo è proprio tutto quello che riassume tutta la contraddizione della tradizione del folklore, come in questo caso un'identità occidentale vuole imporre il proprio uso e costumi a delle popolazioni che invece culturalmente e proprio a livello folcloristico sono molto molto lontane da noi. Questi sono dei Wonder Bra che dei turisti olandesi hanno regalato a queste donne dei morsi che di fatto poi, insomma, in realtà non ne fanno un uso
non hanno bisogno, perché proprio la loro cultura e la loro appartenenza, insomma, va oltre a quello che è l'utilizzo del reggiseno. Questa è stata una foto che ho realizzato proprio l'ultimo anno che sono stato in Etiopia. E, come vi dicevo, è un lavoro che è durato 6 anni ed è un lavoro di riflessione e di documentazione di come una diga, attualmente la più alta diga di tutta l'Africa, ha modificato l'ambiente, ma in maniera particolare la vita delle persone. Ve lo faccio vedere, un lavoro che ha vinto il WordPress nel 2018, un lavoro insomma che poi è diventato un libro. Abbiamo fatto anche una cosa con la RAI, proprio come documentazione insomma di come degli investimenti europei, perché principalmente la diga è italiana. E sono andati a modificare in maniera irreversibile un territorio e una popolazione. አሁን ኦሙን በፊት ሳይሆን አሁን በጣም ቀንሷል። በፊት በጣም ይሞላል ነበር። ለዛ ነው አሁን ራብ ገብቶ ወደ ገበያ ወጥተን መሽለም ነው የምንገዛ። አሁን በፊት ውሃ የሞላ ነው። አሁን የሞላ በዚህ ነው ያለ። ማለት ችግር ለሁሉም ነው። ሙራቴ ሙርሲ እኛቶም ለሁላችን እንጂ ለካሬዝ ብቻ ሳይሆን ኦሞ ዳር ያሉት ሰዎች ሁሉም እንደዛን ችግር ማለት ይሄ ኦሞንዚ መቀነስ ማለት በግራግቤና ስኳር በተነሳ ምክንያት ነው። በፊት ስኳርና ግራግቤ ሳይኖር በጣም ነበር የሚጨምረው። አሁን ስኳር ገባ፣ ኦሞን ሰንጥቆ ወደ ስኳር ጠለፉ። በዛን ጊዜ ውሃው እየቀነሰ መጣ። በዛ ኬዝ Electricity here, we don't got anything. The benefit we get is the problems. People, they want to speak out, to ask, starting to ask a question, they put in a prison. Thank you.
Grazie. Ecco, volevo proprio terminare, insomma, con questo perché io lo trovo molto legato, insomma, anche alla chiacchierata che ci siamo fatti sull'importanza dell'appartenenza, no? Che poi il folklore è appartenenza culturale. E come poi, insomma, ci sono alcune zone del mondo in cui per svariati motivi, insomma, rischiano di far sparire certe tradizioni e certe appartenenze, insomma. Grazie Fausto, Grazie a veramente voi. è stato interessantissimo. C'è chi ha l'orecchio assoluto in musica, c'è chi ha l'occhio assoluto in fotografia. Grazie veramente. Fausto è qui a disposizione per le vostre domande. Incredibile quanto, ecco, ti sei avvicinato. Cioè, quando guardavamo le tue foto ci chiedevamo, ma tu eri proprio lì, attaccato col coraggio di entrare. Buongiorno innanzitutto e complimenti. Sin dall'inizio ho una curiosità. Il suo lavoro è interessante, è fatto di ricerca. È un lavoro medio a lungo termine, come ha detto, è un lavoro di ampio respiro. Però poi la fotografia è anche l'istante. Volevo chiedere, lei, se dovesse descrivere, è più il dato della ricerca, l'aspetto di ricerca, quindi del lungo periodo, o più comunque per forza di cose l'istante necessario che caratterizza la sua fotografia? Quale definirebbe l'aspetto più importante comunque? Ma io ti rispondo dicendoti che non puoi essere presente nell'istante decisivo se a monte non c'è uno studio. Ovviamente, poi tutto è possibile, adesso magari usciamo di qua e davanti ti si palesa la foto della vita, no? E lì non hai studiato niente, quindi ovviamente è importante l'istante. Però su dei progetti come quelli che affronto io, lo studio mi permette in qualche modo di sapere dove andare per poi cogliere il momento. Diciamo che qui proprio il discorso di creatività qui è proprio la passione verso una tematica che diventa una scelta di vita per quel periodo, cioè tu vai a dormire, mangi, dormi, parli con le persone, ma è sempre tutto concentrato su quel pensiero e quindi diventa proprio un modo cioè proprio un modo di affrontare il tuo lavoro, insomma. E questo ovviamente ti permette di essere, insomma, presente quando è necessario. Buongiorno e complimenti ancora. Una domanda, dato questa sensibilità importantissima a questi temi che condivido, ma queste denunce, questi lavori importantissimi dove uno ci mette l'anima e tutto se stesso, sono riusciti a portare un'attenzione, un cambiamento in questa realtà poi? Questa è una domanda difficilissima. Ho dovuto rispondere a un'intervista proprio scritta 3 giorni fa, c'era una domanda: la fotografia cambierà il mondo? E io ho risposto no. No, non lo farà. E te lo dico veramente con il cuore che piange, no? Perché poi bisogna anche. Tutti noi abbiamo studiato storia, no? Da quando siamo andati a scuola, abbiamo studiato le guerre ed oggi continuiamo a fare guerre in Europa, no? Quando uno pensava che invece, no? Determinati studi, le aperture dei confini, no? Ecco, le persone difficilmente riesci a sradicarle da alcuni modi di pensare, li puoi addolcire. Questo per risponderti un pochino, che è talmente grosso l'introito economico che c'è dietro la costruzione di una diga che 500.000 persone non gli interessa minimamente.
fanno parte dei bilanci, purtroppo, però cambia, a qualcosa servono questi lavori, perché ovviamente sensibilizzi le persone, porti a conoscenza le persone di una realtà e nel piccolo puoi cambiare le persone nell'approccio verso la vita o verso alcune tematiche, no? E quello credo che sia fondamentale. Cioè, i miei lavori vorrebbero cambiare il mondo, vorrebbero no, che si facciano veicolo per un mondo migliore. Poi però, insomma, ecco, magari ne potevo essere convinto a 20 anni, mo c'ho la barba bianca e c'ho un po' più di consapevolezza, che è una consapevolezza brutta, diciamo, no? E, però ecco, già questa mattina che io faccio vedere il mio lavoro e magari voi non sapevate neanche di questa situazione in Etiopia, magari la prossima volta che adesso si riaprono tutti i viaggi e vedete un viaggio organizzato per la Valle dell'Omo, magari ci pensate due volte e dite: ma che vado a fare, no? Se c'è una situazione così, oppure magari per tutta la problematica legata all'acqua, magari adesso qualcuno di voi da domani chiude l'acqua mentre si lava i denti, no? La classica cosa è magari uno si lava i denti e lascia l'acqua aperta, perché l'acqua diventa qualcosa di fondamentale, no? Quindi ecco, cioè tutti i cambiamenti a basso livello, chiamiamoli così, secondo me possono creare qualche cosa che muove delle coscienze. Poi i cambiamenti, proprio quello è. Sì. Posso tenerlo io? Allora, buongiorno, innanzitutto volevo... Ciao. Volevo ringraziarla perché c'è un lavoro suo, Mirella, che a me mi ha emozionato molto e è sempre bello quando questo capita. Poi la domanda me l'ero scritta e è una domanda che, diciamo, un po' più dietro le quinte di quando qualcuno scatta, che poi la fotografia è un po' il prodotto di quello che avviene, no? E comunque lei fa lavori che sono long term, quindi, come ha detto prima anche un'altra domanda, ha modo poi di trovarsi in quel momento esatto, non c'è il momento esatto. E prima parlando ha detto che ognuno ha una propria ideologia o pensiero, che a volte molto spesso poi nelle culture si corrisponde alla religione. E lei ha detto che quella fotografia cerca di viversi quel momento là piuttosto che viverlo passivamente, subirlo. E quindi lei, quando fa questi reportage, si immerge totalmente in questa ideologia specifica? E se sì, è un qualcosa che fa volentieri, nel senso, sente sua? Ok, grazie della domanda. Allora, ho imparato una cosa, per fare il fotografo, un tipo di fotografo non puoi essere giudicante. Perché se lo sei, stai già partendo un po' con il piede sbagliato. Intanto sono le fotografie che poi parlano per te. Però la vera forza di un fotografo è quella di, in primis, viversi la cosa e far sì che le fotografie rispondano per lui, senza il pregiudizio iniziale. Diventa fondamentale, perché se io vado a fare un lavoro fotografico e lo faccio con pregiudizio, già in qualche modo sto manipolando un messaggio. E quindi, per quanto riguarda la mia fotografia, assolutamente sì, cioè io sono immersivo. Cioè le situazioni le devo vivere, e questo, insomma, è talmente evidente in Mirella come lo è anche in altri lavori. Cioè il lavoro che vi ho fatto vedere, un estratto, In the Middle of Black Christianity,
che è appunto questo lavoro fatto nel nord dell'Etiopia, dove io la mattina mi svegliavo prestissimo, andavo nelle loro chiese, pregavo con loro, mi addormentavo sul bastone dentro la chiesa con loro, e poi magari mi svegliavo e davanti a me c'era la foto, e a quel punto diventa facile fare la foto perché sei lì, sei dentro, no? E, la fase più delicata di un lavoro del genere è riuscire a farsi accettare in quanto entità estranea. Questo è stato difficilissimo in India, ad esempio. Non so se qualcuno di voi è stato mai a Varanasi, ma il ghat delle cremazioni è complicatissimo andarlo a fotografare, cioè non si accede facilmente. Però se si riescono a trovare i modi e gli strumenti, e tu ogni mattina stai lì, tutte le mattine, e poi è accessibilità a certi livelli, e questo ti permette di restituire al lavoro fotografico una visione dall'interno e genuina, tra virgolette genuina in senso proprio come neutralità. Grazie Fausto, purtroppo il tempo è tiranno, anche se il tuo viaggio e nelle tue foto ci ha sospeso in un'altra dimensione. E purtroppo le domande le dobbiamo delegare, possiamo trattenersi dopo privatamente, chi vuole vi tratteniamo ancora un secondo, perché vi abbiamo promesso che vi avremmo rimandati puntuali ai vostri impegni e lavoro. Poi dopo naturalmente Fausto è qui per voi, e vi rubo solo un momento per ringraziare il nostro partner globale MailChimp e ringraziare a colori chi ha reso possibile oggi questo evento. Quindi assegniamo un rosso matriciana a Media Tools, che è il main sponsor, una palette biondo tevere a Industrie Fluviali, che ci ha ospitato e ci sta ospitando in questo bellissimo spazio. Ringraziamo con l'arancio del Super Santos chi si è messo in gioco con noi stamattina, WSP, Scuola di Fotografia a Roma, LC, e i ragazzi di Rompton, Valerio e Emanuele, che avete conosciuto. Adesso passate a salutarli all'ingresso, che tra poco apriranno il loro store con questi colori della tradizione romana. E finiamo con assegnando un giallo carbonara ai ragazzi volontari della squadra di Creative Mornings, che sono sparpagliati in sala, che stanno già lavorando per il prossimo evento di aprile. Grazie a tutti. Grazie a tutti e buona